Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio dalla crociera. Eccoci qua cari amici del canale, siamo in crociera, io con il mio amico Jack e ho deciso di rispondere alle vostre domande direttamente da questa location particolare. Gli orologi che mi sono portato dietro, oltre all'orologio del giorno, anzi sono altri due, quindi in totale fanno tre. Quali sono i tre orologi che mi sono portato? Sono il Longines Spirit per le situazioni acquatiche, ebbene sì perché lo voglio portare anche in acqua senza problemi, il Cartier Santos per le serate di gala e il Rolex Explorer per fare l'esploratore in giro per le terre emerse quando la nave attracca. In comune cosa hanno questi orologi? Che tutti e tre hanno 100 metri di impermeabilità, quindi per cui sono adatti anche in caso di abbisogno a resistere ai 100 metri di impermeabilità. E come al solito abbiamo qua le domande di voi follower, di voi amici del canale che me le avete mandate su appositamente, alle quali desidero rispondere. No, magari ci sarà un triggeramento particolare. Allora, dovessi regalare un orologio per un'occasione importante con budget sotto i 5.000 euro, escludendo Tudor, cosa prenderesti? Allora, sotto i 5.000 euro non è che si va poi su quei brand famosissimi come potrebbero essere Breitling o Omega, no? Io prenderei un Longines, un bel Longines senza tempo, soprattutto perché un regalo ad una persona deve esserci anche un marchio, diciamo, storico dietro, no? Altrimenti se gli regali un qualcosa che non conosce, ammesso che non sia un appassionato, magari non riesce ad apprezzarlo come dovrebbe. Ecco, direi un Longines. Sotto i 5.000 ci sono la maggior parte dei Longines, tutti sono quasi sotto quella cifra lì, quindi un Longines. Se poi vogliamo un Longines Spirit, ecco, come quello che sto indossando io in questo momento, un Longines Spirit non si sbaglia. Cosa pensi dell'utilizzo da parte di Mido del calibro 72 sui nuovi diver? Non è un po' una presa in giro da parte del gruppo Swatch che aveva detto che li faceva in esclusiva per Longines? Beh sì, devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso quando ho scoperto che anche Mido incassa i calibri derivati dall'ETA 28-92, ossia gli ETA A31 bla 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 bla. No, una presa in giro no, è un valore aggiunto in più per Mido che a un prezzo inferiore riesce a darti adesso degli orologi con un calibro, diciamo, un pochino più di pregio come quello dei Longines, quindi tanto di guadagnato per Mido e qualcosa di perso per Longines sicuramente, che non ha più, diciamo, l'esclusiva, ma non per questo non rimangono i miei orologi preferiti, cioè non è che mi cambia molto la storia. Ciao Davide, a distanza di tempo, come valuti il tuo Dynawind Wheeler Vetta? Lo suggeriresti come orologio da tutti i giorni? Lo valuto benissimo, cioè è uno di quegli orologi che non ho intenzione di vendere, pur essendo, avendo tutti i limiti del caso, come il vetro minerale ad esempio, però è veramente al polso, è leggerissimo, mi sta bene, ed è uno di quelli che considero al momento invendibili. Orologio da tutti i giorni, lo suggerisco, ha il limite del vetro minerale che si può graffiare, quindi tenete conto di questa situazione qua. Poi per il resto sì, tutti i giorni si può utilizzare. La tua personale classifica dei brand, se c'è? No, non c'è, è brutto fare le classifiche primo, secondo, terzo, quarto, quinto. Ci sono una serie di marchi che mi piacciono, che mi piace acquistare e dei quali ne vorrei più di uno, ecco, mettiamola così. Quei marchi dei quali vorrei più di un orologio, più di un esemplare. Ad esempio Panerai me ne basterebbe uno e sarei a posto, no? Mi sarei tolto lo sfizio di Panerai. Mentre per esempio per Omega, Rolex, Breitling, Longines, Tag Heuer, ecco, questi 5 brand qua per me sono quelli che, di cui acquisterei più di un orologio alla volta, cioè 2, 3, 4 in collezione senza problemi. Cosa manca al mondo YouTube Italia orologi per essere più credibile e meno youtuber commerciali? Ma guarda, in realtà tutti i canali che parlano di un dato soggetto sono commerciali, volenti o nolenti fanno partnership, collaborazioni, quindi commerciali lo siamo tutti, anche il mio canale è commerciale, ho delle mie partnership. Quello che può differenziare uno dall'altro è il senso della misura, cioè non esagerare con collaborazioni fuori luogo che non portano a niente, nelle quali non credi. Ecco, io fortunatamente vi posso dire che tutte le collaborazioni che faccio, gli orologi che accetto di recensire dai micro brand, sono tutti orologi nei quali credo, marchi nei quali credo, non è che faccio collaborazioni solamente per il vil denaro, per un orologio regalato, no, rifiuto moltissime opportunità e di questo me ne vanto.
Ciao Davide, mi sembra che in collezione non hai uno Zenith, anche se è un marchio che adori. Sì, in collezione non ho uno Zenith e di questo mi rammarico. Mi rammarico perché è un marchio che amo, anzi metterei anche questo tra gli altri 5 brand di prima, anche Zenith. Di Zenith mi piacerebbe più di un modello, più di un orologio, solamente che al momento a catalogo non ce n'è uno che mi faccia gridare al miracolo. Mi piacerebbe il cronografo e il Primero, che al momento fanno da 38 mm e io lo vorrei da 40. C'era da 42 qualche anno fa, adesso è fuori produzione, da 40. Se un giorno uscirà lo Zenith e il Primero da 40 mm probabilmente lo farò mio. E poi aspettiamo, non c'è fretta, piano piano vedrai che salteranno fuori gli orologi nuovi a catalogo che mi piacciono. Se poi si va sul vintage c'è lo Zenith Elite ultra sottile che a me piace tantissimo, prima o poi potrei prendere anche quello. Rimpiangi il Constellation e o sei pienamente soddisfatto del Santos? Sì, sono soddisfatto del Santos, infatti l'ho portato anche qua in crociera in vacanza. Non rimpiango il Constellation, cioè avrei anche potuto tenerlo in collezione, ma tutto sommato credo di aver fatto un piccolo upgrade, se non altro per originalità di cassa, di forma, di cose, di situazioni. Insomma, preferisco il Santos al Constellation e per ora sono contentissimo così. Lo Spirit va bene anche per le feste e per la birra, va bene sia in acqua che per le feste. Come si dice? Forza! Amici, per la sera invece indossiamo il bellissimo Cartier Santos, che ha sempre il suo perché e si adatta alla notte. Perché ragazzi, l'Explorer serve anche per esplorare i gusti della birra e del buon cibo. Hai visto la collezione dei nuovi King Seiko? Cosa ne pensi? Sì, l'ho vista, l'ho tenuta in mano, no, come diceva Cicciolina, per poco, me l'ha fatta vedere l'amico Giacomo, gli ho dato un'occhiata così veloce prima di partire e, come al solito, King Seiko sono fatti bene. Questa nuova cassa a cuscino, così particolare, è bella, molto, molto, molto interessante. Conto di metterci le mani al più presto sopra per fare magari una panoramica un po' più approfondita. Chiaramente il prezzo non è di quelli che te li tirano dietro, costano questi King Seiko, mi sembra intorno ai 3.000, non lo so, non mi ricordo, non vorrei dire una baggianata, però sono belli come i precedenti, come più o meno tutta la linea King Seiko sta andando avanti, di pregio, belle finiture, proprio bello. Hai nella tua collezione un dress watch? Se sì, quale? Se no, perché? Allora, in quelli contemporanei direi di no, perché insomma, per come si intende il vero dress watch, la situazione sarebbe un pochino differente da quello che intende la maggior parte delle persone. L'orologio elegante, no, non ce l'ho, diciamo, anche se alcuni magari possono sembrare avvicinarsi. Ce li ho altri vintage, ho un paio di Longines in oro, 18 carati, da 32-34 mm, addirittura uno senza lancetta dei secondi. Se mai dovessi avere bisogno di indossare un orologio come si deve, in una situazione come si deve, utilizzo uno di quei due Longines lì, che sono perfettamente funzionanti, sono anche tenuti bene, fanno la loro bella figura al polso, proprio a proposito Explorer. Pensi che in futuro la tua scimmia alzerà anche l'asticella sulla tua collezione di Longines vintage con qualche cavallo di battaglia come ad esempio un 30CH o un 13ZN? Ecco, questo si lega sempre al discorso dei Longines vintage che a me piacciono. Ecco, al momento di cronografi vintage non ne ho, perché? Perché costano un botto di soldi, come costano tanti soldi anche se vai a ricercare quegli orologi un po' particolari, insomma si va sopra i 1000, sopra i 2000 anche, magari in oro degli anni 60. Sì, prima o poi ci arriverò a alzare l'asticella, arrivare a questi punti, per adesso però mi sto divertendo acquistando orologi a 300, 400, 500, vabbè l'ultimo che ho preso l'ho pagato più di 1000, quello d'oro, il Longines 30L d'oro, però finché riesco a ampliare la collezione mantenendo il prezzo al basso, poi se uno trova un'occasione particolare anche magari fa lo sforzo, però per adesso mi sto divertendo con poco, un giorno alzerò l'asticella. Cosa ne pensi dei Longines Legend Diver da 39 nelle tre nuove colorazioni, quali preferisci? Io sinceramente tre nuove colorazioni non le ho viste, ho visto il rosso e il verde e mi sembrano un pochino troppo pastello come colori, secondo me avrebbero potuto farli un pochino più degradé, un pochino più soleil, un pochino più lavorati, invece sono proprio pastello, piani, un pochino tipo gli orologi che vanno di moda, i color Tiffany così, io c'ho il nero, mi sta benissimo il nero. Poi, ti piace studiare l'alta orologeria, MB&F, Grunfeld, De Bethune, eccetera? Se sì, quale marchio preferisci? No, non mi piace studiare l'alta orologeria.
Ma probabilmente è il mio punto debole, è il mio limite sicuramente. Non mi piacciono gli orologi che fanno in alta orologeria esteticamente, quindi poi sono inarrivabili anche economicamente. Quindi anche se fanno delle cose eccezionali a livello di calibre, a livello di finiture, fatico ad appassionarmi, a leggere, a studiare, a cercare di imparare cose su questi marchi di indipendenti artigiani. E non fa per me, mi dispiace ragazzi, d'altronde non si può essere tuttologi, è meglio mettere i propri limiti, e a me l'alta orologeria non è che rientra tanto nei miei gusti, facciamocene una ragione, si può campare anche senza. Quale sceglieresti tra Squale 1521 braccialato ed Oxa Sub 600T sempre braccialato? O lasceresti perdere entrambi in favore di un Oris Diver 65 acciaio? Ecco, queste domande qua, quale sceglieresti, quale non sceglieresti? Ma lasciano un po' il tempo che trova, perché io ad esempio ho scelto l'Oris Diver 65, ce l'ho in versione acciaio e bronzo. Questo non significa che lascerei indietro Squale 121 o Oxa Sub 600T. Sono tre bellissimi orologi che più o meno si equivalgono, diciamo la verità. E quindi dove vai vai, cioè, sono anche tre aspetti completamente differenti, il Doxa Sub 600 con quella cassa particolare, lo Squale 1521, anche lei la sua cassa della 1521 è riconoscibile, e il più canonico è l'Oris Diver 65 che è una cassa standard, no? Però io ho scelto quello ad esempio. Però tutti e tre si potrebbero avere senza che si andrebbero a sovrapporre uno con l'altro, sarebbero tre orologi diver da mare, impermeabili, 100 metri uno, e quindi da utilizzare tutti e tre senza remore. Avendo costantemente l'orologio, un generico cassa acciaio subacqueo, ci sono dei prodotti che possono danneggiarlo, ad esempio detersivi, prodotti per la pulizia della casa o della persona. Avendo costantemente, l'italiano è morto in quel momento lì, indossando costantemente un orologio in acciaio, potrebbero esserci dei prodotti che lo danneggiano? Sì, potrebbero esserci sicuramente, cosa che non mi è dato sapere, io non è che sono un espertone che so tutto di tutti, no? Però sicuramente negli orologi diver ci sono delle parti in gomma, che sono le guarnizioni, che sono piazzate nei punti cruciali, al fondello, alla corona. Quindi ci saranno sicuramente dei punti debolini, no? dei prodotti che lo danneggiano, quelli più aggressivi. Boh, mi viene in mente l'alcol denaturato, potrebbe, se ce lo butti sopra così in qualche modo potrebbe anche danneggiarlo, se c'è la corona aperta. Io però per i prodotti della casa generici non mi farete troppi problemi, in quanto tutto è ermeticamente chiuso. Però sai com'è? È bene che non vada a finire nemmeno sotto la ghiera qualcosa, potrebbe anche andare un po' a impastare tutto. Insomma, è meglio togliersi. Se devi fare dei lavori dove sai che utilizzerai dei prodotti specifici, non utilizzare l'orologio. Detto questo, poi il sapone, lo shampoo, quelle cose lì non vanno nemmeno più, soprattutto se il sapone è neutro, non vanno a intaccare più di tanto. Però alla lunga tutto può fare. Poi non sono un espertone, andatevi a informare, chiedetelo a qualcuno che le sa queste cose. Anche a me è così. Explorer anche nella jacuzzi, guardate! Ciao Davide, ti seguo da quando hai aperto il canale, da quando facevi le recensioni delle bambole gonfiabili. Ti voglio mostrare il Rolex Explorer nel suo ambiente naturale, ossia la stanza del ghiaccio. Ciao, continua così con il canale. Perché nei vintage viene sconsigliata la prova di impermeabilità anche dopo una revisione? Questa qua è una notizia che io non conosco, non ho mai sentito dire. Mi fido di quello che dici te a questo punto, anzi no, lo metto in dubbio. Perché è sconsigliata? Chi l'ha detto? A me non mi risulta. Probabilmente se stiamo parlando di orologi vecchissimi, molto vecchi, qualcuno ti può aver sconsigliato la prova di impermeabilità per il fatto che non regge sicuramente, non è utilizzabile, è meglio non utilizzarlo al mare, in ambienti acquatici. Perché? Perché magari la prova di impermeabilità sul momento dà esito negativo, cioè non passa acqua, mentre poi lo utilizzi al mare e passa. Cioè, insomma, vintage oltre una certa data è sicuramente meglio mai portarli al mare.
Che ne pensi dell'U-Boat Dark Moon? Oh, allora, io ultimamente ho rivalutato moltissimo U-Boat a livello di marchio, di casa, di azienda, di costruttrice di orologi, quindi la approvo al 100%. Chiaramente lo stile non è che rientra tanto nei miei gusti. Ci sono degli orologini che mi piacciono di U-Boat, però il Dark Moon proprio al quarzo con la bolla al centro del quadrante non fa per me. Io non lo comprerei mai, ok? Mi farebbe piacere un tuo parere, se puoi, sull'Aco Flieger 42 tipo B manuale, movimento Sellita SV200. Vorrei comprare un orologio militare, ma il khaki field non riesco a farmelo piacere. Ovviamente questo è da aviatore, grazie. Il Aco Flieger è proprio veramente uno di quegli orologi che vale la pena possedere, nel senso, se si vuole un orologio pilot Flieger della Seconda Guerra Mondiale, perché l'Aco è proprio una di quelle case che ha realizzato gli orologi durante la Seconda Guerra Mondiale per la Luftwaffe, quindi ha tutti i titoli, tutte le carte in regola per poter realizzare ancora questi Flieger, anche se si tratta di un design ormai di pubblico dominio che più o meno tutti fanno. Quindi perché no? Perché sì. Sì, orologio valido col movimento Sellita SV200 a carica manuale è perfetto. Tra l'altro ci sono numerosi tipi di personalizzazioni sui Laco che si possono fare anche direttamente dal sito, fondello trasparente, fondello non trasparente, insomma anche la finitura del calibro, elabore, insomma orologio che vale la pena possedere. Cosa ne pensi del Rolex Oyster Quartz? Oh, il Rolex Oyster Quartz è un orologio che mi piacerebbe anche avere in collezione, però sarei disposto a spendere quei soldi lì? No, probabilmente no. Anche non si tratta del primo quarzo di Rolex, perché ci fu il 5100 con il calibro Beta 21 qualche anno prima, e il bello è che sulla stessa cassa del Rolex Oyster Quartz fecero anche due orologi uguali praticamente, ma a carica automatica, il 1530 e il 1630, due orologi automatici uguali nelle forme al Rolex Oyster Quartz. Probabilmente preferirei quei due lì, uno di quei due lì, anche se sono abbastanza ricercati, un po' difficili da reperire, costosi, buttala lì. Ho fatto anche un video riguardo, datelo a vedere. Comunque sì, Oyster Quartz mi piace sia come forme sia a livello di calibro al quarzo, che è uno di quelli più interessanti realizzati all'inizio degli anni 70. Qual è il miglior diver entry level secondo te? Non lo so, non ho la più pallida idea. Queste domande, qual è il miglior orologio X, Y, veramente hanno poco senso. Migliore cosa si intende? Qualità costruttiva, calibro, resistenza all'impermeabilità, non lo so. Io direi con un Orient Kamasu intorno sotto ai 200 euro non si sbaglia, è un bellissimo orologio. Sai regolare le racchette del beat error e della marcia dei meccanici e automatici o ti affidi solo ai tecnici? Allora no, non lo so fare, non fa per me, non sono un tecnico, non sono un esperto, e beh, è bene non farlo. Solamente una volta ho provato su un Vostok classica, orologio veramente classico, non un diver, ho provato a regolare la racchetta, ho fatto solamente dei casini e ho dovuto riportarlo poi dall'orologiaio a farmelo sistemare. Quindi è meglio non mettere le mani se non si capisce o se non si ha intenzione di approfondire, studiare e bla 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 bla. Io non lo faccio più. In questo momento qual è il tuo Grail Watch? Oh, in questo momento il mio Grail Watch è il Patek Philippe Calatrava da 40 mm che è a catalogo adesso, sia in oro giallo che in oro bianco. Una delle due versioni per me andrebbe benissimo. Il punto è che costa tantino, è veramente fuori dalla mia comfort zone spendere quei soldi per un oggetto inutile come un orologio, però un giorno vedremo. Cosa ne pensi dell'andazzo del mondo dell'orologeria moderna, considerando il ruolo sempre più preponderante dei suddetti smartwatch? Non so cosa intendi con andazzo dell'orologeria moderna, perché a me mi sembra in salute, perlomeno le vendite sono in calo, poi saliranno, poi ricaleranno, non tanto parlo di vendite, ma parlo di appassionati, di passione verso l'orologeria meccanica. C'è? Sì, c'è. C'è un sacco di canali YouTube, un sacco di manifestazioni che crescono sempre di più, anche dedicate all'orologeria vintage, quindi non mi sembra un andazzo negativo. Gli smartwatch sono una cosa parallela a sé stante che io non considero neppure, sono oggetti tecnologici da polso, chi li vuole li utilizzi. A me non interessano e secondo me non vanno assolutamente a toccare la passione per gli orologi meccanici. Per un orologio che ha 36.000 alternanze orarie, trascurando il budget, sceglieresti come tipologia di prodotto la Gran Seiko o Zenith? Zenith, io amo Zenith, mi piace Zenith, nonostante ci sia da dire che
Al momento, a livello di orologi a 36.000 alternanze, i Gran Seiko sono più belli e sono rifiniti anche meglio. Quindi uno dovrebbe puntare su quello. No, io preferisco aspettare che Zenith cacci fuori un orologio che mi piace da morire, perché io voglio uno Zenith con 36.000 alternanze in collezione. Questo è il mio motivo. Non è che voglio un orologio qualsiasi a 36.000 alternanze. Voglio uno Zenith e quello avrò. Aspetto, attendo un anno, 10 anni, quello che sarà per avere uno Zenith, come dico io. Quindi è inutile che devio su altri marchi che non mi interessano quando io sono interessato ad avere uno Zenith. Ragazzi, anche Burcei, l'orologio del giorno è Rolex Explorer per le avventure che non finiscono mai. Poi ragazzi, se voi volete vedere gli orologi veri, quelli da uomo, vedete qua, eccoli qua, con 40 euro ve ne portate a casa due. Vieni qua, inquadrami. Ciofeche. Cosa ne pensi dell'HTD Tennis? Purtroppo è un'azienda che a me non mi dice nulla, non mi piace come lavorano, il tipo di marketing che fanno, come si comportano con, diciamo, con il pubblico, quindi non li tengo in considerazione, anche se quello potrebbe essere un orologio decente, non so. Scegliete voi quello che preferite, a me non mi interessa. Poi dedicato al tennis, non mi sembra nemmeno un gran bello orologio. Bocciata, HTD bocciata. C'è un diver testato da te che ritieni abbia la ghiera migliore, fluidità, durezza, qualità, eccetera? Allora, in linea generale io direi che i Seiko, anche quelli economici, hanno una fluidità di ghiera veramente eccezionale. Ora, il punto qual è? Che come si fa a definire la qualità di una ghiera? Voglio dire, ci potrebbe essere anche i materiali, la luminescenza. Ad esempio, per la luminescenza direi il lacco Mojave, quello mi ha veramente stupito a livello di luminescenza. Poi come finiture, come altro, come materiali, magari poi dopo si va anche su altri orologi un po' più costosi. Voglio dire, le ghiere degli Omega per me sono bellissime, quelle dei Rolex, niente di particolare, ma la qualità di gli accoppiamenti ci sono, insomma, non è un po' difficile definire qual è la ghiera migliore, poi migliore per cosa. Ma ci metterei anche Orient, che infatti deriva da Seiko e quindi sono fatte molto molto bene. C'è un orologio che non ricompreresti? No, al momento non c'è nessun orologio che non ricomprerei, anzi ce ne sono numerosi che ricomprerei volentieri, però che non ricomprerei no, sono contento di tutti quelli che ho comprato, anche perché c'è una certa studio prima di comprare un orologio, un po' di ricerca, insomma a volte capita l'occasione, ma sono tutti orologi che posseggo, che tengo volentieri in collezione. Cosa ne pensi del Nevada F77? Nell'ampio mondo dei gentiani sembra ben realizzato e proporzionato. Sì, l'ho visto anch'io, a me mi sembra un gran bello orologio. Tra l'altro il calibro cos'è? Il Soprod P024, decentissimo calibro, che chi più ne ha più ne metta, quindi non vedo perché non dovrei. Orologio bello, a me mi hanno stufato gli orologi gentiani, per cui adesso non sono interessato. Però è un bello orologio, lo promuovo. Adesso devo fare la pausa birra, ragazzi. Ciao. Telecamera. Camera. Una birra piccola. Small beer. How much? 300. Yeah. Not that much. It's good. How is work? Yeah. L'orologio che non venderesti mai e perché? Anche in questo caso non esiste l'orologio che non venderei mai. Potrei dire qualsiasi orologio, ma poi ad un certo punto potrei anche venderlo, come ho fatto con l'Omega Constellation, che pensavo di non venderlo. Ci sono una categoria di orologi che ho che ritengo invendibili, no? L'Oris Diver 65, Longines Spirit ad esempio, che non sono nemmeno orologi poi così costosi o pregiati, ma che tutto sommato valgono
valgono molto per me, a me piacciono molto, sono belli, resistenti e hanno un perché, quindi non mi sbilancio, non posso dire che ci sono orologi che non venderei. È vero che i cinturini in pelle col tempo prendono la forma del polso e diventano confortevoli? Sì, è anche vero questo, però i cinturini di qualità, di buona pelle, di un certo livello, prendono forma e diventano confortevoli. Se prendi cinturini in pelle da AliExpress, non è per dire, però di bassa qualità, mettiamo così, che sembrano cartone o sono duri, più che prendere la forma del polso si rovinano proprio e diventano inutilizzabili da subito. Detto questo, qualsiasi cinturino in pelle poi prima o poi terminerà il suo ciclo vitale, andrà sostituito. Si tratta proprio di componenti di consumo. Se dovessi prendere un cronografo tetto massimo 5K in poco tempo, cioè in un'ora, quale sceglieresti così di getto? Cosa minchia significa in poco tempo, in un'ora di getto? Cioè, ora 5K poi è proprio quella soglia per la quale, oltre la quale ci sono i brand di premium, di prestigio che hanno i cronografi, no? Breitling, Omega, Rolex, Zenith, sono tutti sopra i 5.000, viene un po' difficile, è una fascia di prezzo un po' stranina quella lì. Detto che a me poi i cronografi piacciono anche quelli economici come gli Hamilton e i Tissot, infatti io ho un Hamilton. Oppure come usato prenderei un Omega Speedmaster automatico, ecco, quello mi piacerebbe, però anche lì siamo abbastanza sotto i 5.000. Volendo arrivare proprio al limite di 5.000 per sfruttare tutti quei soldi possibili, l'unico che mi viene in mente è il Breitling AVI, che costa un pochino di più, 5.600, 5.800, ma nuovo, con un po' di sconto, lo si porta a casa sotto i 5.000, quindi prenderei un Breitling AVI. Se fossi obbligato a comprare un cronografo con 5.000, ma obbligato, perché altrimenti preferisco risparmiare, prendere uno Zenith Primera, un Omega Speedmaster, un Breitling Chronomat, orologi che costano di più, oppure orologi che costano di meno, però senza arrivare a quei 5.000 lì che sono un po' strani. Ultima domanda. Background professionale prima di diventare youtuber? Beh ragazzi, prima di diventare youtuber ho semplicemente lavorato per più di 20 anni in uno stabilimento che faceva parte del gruppo Ilva, la famosa acciaieria di Taranto, no? Facevo i quattro giorni di lavoro, due riposo, quindi lavoravo sabati e domeniche in un impianto a ciclo continuo, una cosa simpatica, e ho lavorato tanto anch'io, ragazzi, proprio come voi. Adesso io vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi sia piaciuto il mio video, in questa situazione un pochino così particolare, e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io, il più spesso possibile, qui su YouTube. Love!